Vabbè, non 7 MK. Si parte! Secondo set della top 8, Ben MK Dani. Meta Knight. Comunque, buon in culo Vaniglia, io volevo venire solo per Roma, ma non ci sono svegliato, che palle. Fratello, mi dispiace. Prossima volta ti svegli. Ok, si parte. MK è un'aggressione con questi colpi di spada, volevo subito andare per la... Dani molto esperto in questo matchup, molto molto bravo ad approfittare delle debolezze di Mario. Questo sarà appunto un matchup di pazienza, ma soprattutto di chi fa valere le sue opening. Sicuramente vediamo da un throw. No, ma che è? Ma che è sta? La ladder, la nuova! No, ma l'ha sempre fatta. Vabbè, ma da un throw l'ha fatta dash attack. Ah, l'ha sempre fatta. Purtroppo appena ha fatto orsa di interna, non è uscito a... Dani parte con un vantaggio. Attenzione, rifà di nuovo! Era troppo in basso, ma lo vuole gimpare. Dani comunque parte con un vantaggio. La donna è morta a 3, sì, lo sappiamo. Lo sappiamo. Stratosferico. Ha provato, non esce a punire, no. Brutta qua, veramente bruttissima per Ben. Ultra in salita. Poi sarà difficile prendere queste opening. Però c'è una ladder, ma. Secondo. Chi era il primo? Malex Lore. Perché ha vinto? Malex. Malex. Dobbiamo aggiornare la bracket. È aggiornata già? No, vabbè, finiamo, l'aggiorniamo dopo questo set. Ok, finalmente Dani prova a prendere un... scusate, Ben prova a prendere un tech chase. Dani, stalla un pochettino in aria, Ben, con il... Dani, cosa permette di stallare in aria? Come dicevo io, può permetti di stare in aria, aspettare l'opening giusto. Sì, sì, adesso... Comunque non è cambiata di tanto la situazione. Almeno Ben ha recuperato un pochettino. C'è il bear, non c'è. Oppa, recupera, safe. Forte, forte! Bravo, non mi sta la tech, mi sta la tech! Dani, Oh, non riesce a punire, non riesce a punire! Infatti, riesce a prendere il down air, Ben, ma ancora una volta non è abbastanza. Minaccia quel... quel bear. Non riesce a prendere la stock. Il down air ormai molto stallato. Bravo. Mistek, purtroppo è stata molto veloce, la mossa è molto veloce, non molto ci sta veloce, la regia in sì, tempo. Ormai... Oh, legge la roll, ma un pochettino in ritardo, c'è il dash attack, no, c'è la down throw di Dani. Ancora dash attack. Vabbè, sì, ci stava. La flash di Mario. Sì, sì. La testa più forte dell'universo. Era troppo lontano. Ok. Nossa, molto pericolosa. Comunque, questo dash attack comunque lo fa crossappare, è molto fastidioso. Sì, 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 è difficile da punire. Un altro dash attack, un'altra ladder per Dani che porta inesorabilmente Ben off stage. 65. Sì, da un'interazione. Ancora. Tra l'altro, mi pare sia invincibile ante quella. Ancora. Adesso è centrocampo. 88. Tanto. Bruttissima, bruttissima, veramente. Finalmente un opening per Ben, ma non può prendere tanto. Specialmente con un personaggio che è sempre là in aria. Devi comunque capire i suoi drift. Riesce a prendere... Sì, ma si vedeva un sacco di vermi zappare il rientro, tra l'altro. Cioè, può tornare al secondo jump, al quarto, al decimo. Sì, sì. Poi sì, dicevo per Mario starci dietro. Però comunque combo importante, perché porta Dani ad una percentuale dove Ben potrebbe fare un comeback importantissimo. Attenzione. Vedi tu detto, non è stato toccato da 98, è toccato da 98, è vero. Di fila. Non 97, ma 98 in questo caso. Ben ancora campera un pochettino, vuole prendere la sua opening. C'è una combo, 20%, la seconda. Attenzione. Combo. Ancora, attenzione. Tanto danno, 54, si sta sottigliando. Comunque, sua forza spinge sempre. Ben, c'è il... Attenzione! È morto! È morto! Il comeback! Al 98%! Dani a 0 e si è fatto 2 stock! Che comeback! Se l'è tenuto comunque, si è tenuto comunque in aria. Per fare sempre danno in aria, dove lui è più vulnerabile agli appesi. Tutto là, fai spiegare i salti per continuare a tenersi e fare danno. Ben, ragazzi, partita game che sembrava perso. E invece no, invece Ben... no, Mario fa il Mario e Dani è in svantaggio. E aveva comunque fatto due tiri diretti di fila, non ha potuto niente, ha preso le grab che doveva prendere, ha killato, basta. Ha giocato molto clean, molto clean, molto ottimo anche il mix up di Down Air, che comunque aveva fatto prima a B, quindi Dani non era pronto. Oh, si parte così, di fuoco. Dani ci ha regalato tante 0 to death, ma Ben gli ha detto, sai... Sì, ma Ben ha detto, anche io posso farlo, è che do this too. Ok, questa volta parte, questo è il Ben che ci piace, il Ben che comunque è nella zona, parte, gioca frizzante, di fuoco, e oggi pare esserci. Attenzione, fair! No! Nessuna punish là, però comunque Metranet non avrebbe laggato tanto, vuole il dash attack adesso, Dani lo scuda Ben. Forse da fare smash e l'aver punito. Eccoci, bravo! Oh, attenzione! No. non poteva fare molto. Oh, ok, ottimo, copre la roll. Ancora Meta Knight stalla in aria.
Oh, attenzione, questa no, non ce l'ha troppo lontano. Ha fatto una poteva fare un down air, ma non avrebbe killato, quindi ha fatto bene. Però questo F smash così. Lì Dani doveva questa scappare. Testatina. Questa testina grossa bene quanto una casa. Ruba completamente il momentum a Dani. Vediamo adesso la risposta di Dani. Se riesce a prendere un edge guard. Oh mamma mia. Prende di meglio. Totalmente even. Ha letto l'air dodge. Fatto la smash dove andava. Recupero prevedibile. Dani non è un player che si lascia scappare queste cose. Adesso Dani sta aspettando la sua occasione. Vediamo appunto. Questa è winner o loser? Loser. Verticale. Vediamo la down throw di nuovo lì. Questa volta ha niente. Ha provato. Ok, provato. Riesce a tornare bene. Vediamo se riesce a prendere il danno che gli serve. No. Dunque, bene per esempio con le sparette, ma Dani è bravo a levarsi con la chiudere spadina, con lo spazio, sì. Con il movement. Ben, torna qua, sì. 36%, una buona rage. Cazzo. Ok, adesso Dani comunque parte con quell'aggressività, quella pressure che lo contraddistingue. 33 è una buona percentuale per Ben, c'è la down throw nail. Attenzione, no? Non penso che chiuda, personalmente. Però ha fatto 80%. Even, cioè, chi è toccato una volta e ha detto di snaz, veramente. Esatto. Queste noci. Ok, anzi. Ti stai dicendo even. Dani, torna da Ingo. Ok, adesso sta tutto nell'abilità di questi due player nel chiudere questa stock, che potrebbe comunque svoltare il set completamente. Oh, questa sì. Stock. Sentrebbe kill percent, tra l'altro. Molto simile. Attenzione! Molto simile, ma Mario spara ancora un pochino di percentuale, dicevamo. Comunque ha fatto a 10 sbagliate. Questo kill, questo kill. Ben. Attenzione, Ben è nella zona. Ben ragazzi. Sa che ce la può fare, continua a giocare molto più calmo, molto più safe. Sì, vuole questa win che forse potrebbe essere la sua molto prima importante. Su Dani. Molto importante, tra l'altro, in top 8. È un upset enorme da parte di Ben contro Dani. Dani comunque un pochettino il gatekeeper di quella top 4. Sì, cioè, sì, nel sì. Senso, devi battere Dani. Dani è un muro. Dani è un po' di Dark Souls, però quelli belli. Cioè, devi battere Dani se vuoi fare grossi result a Palermo. Ok, si parte un'altra combo. Non c'è l'estensione con il Nair. L'air dodge non riesce a punirla. Continua. Attenzione ancora. Porta a casa Dani importante. Porta a casa un vantaggio molto grosso. Sì, Dani sta soffrendo con questo. Attenzione! Pazzo! Oh! No! Butta la stock. Ben cercando di. Ok. Attenzione! Oh! Missa! Sì, poteva cioè, essere un F smash. Ancora lo pressa, ragazzi. Non gli dà. Non gli dà tregua. Non gli dà. Ci ha provato. Però c'è cioè, l'ash attack di Dani. Il Nair. Ben si rifugia sulle piattaforme. Dove dici, non mi puoi killare adesso. Però ritorna subito a terra. Ok. No. Pubblico misto. C'è un hunter di Dani. C'è un hunter di Dani. Missa. Missa. Occasione per Ben adesso. Però Dani mantiene questo stage control. Non è possibile. Una chiave da 100. Ok, è apertissima ancora. Up smash. No, era baitato quello up smash. Questo è kill, no, non è ancora una kill. Oh, sfonda. Ragazzi, tutti stanno guardando il set, stanno impazzendo. È un bel set importante di tutti. È l'Orsnain contro lo Smog, cioè non so spiegarlo. Ok, Bear qua sta comunque cercando di Apply dash attack. Di baitare un up smash. Bravo Dani, Non a prendere. Marco 1-1. 1-1. Ragazzi, nervi set di ferro da Daniele. Set. Cioè, partita niente molto close per entrambi. Entrambi hanno dato il massimo che potevano. Sono uno testa a testa all'altro. Uno avanti, uno torna indietro. Uno avanti, uno torna indietro. Una staffetta è un rettilineo. Bravo. Ma foto finish. Leggermente impaziente Ben con quegli up smash a droppare 1-1. Comunque il controllo per prendere la stock. Attenzione! Dani si mette nella mappa la canzone del suo protagonista. Vuole l'MV. Canzone del satanista. No, del suo protagonista. Adesso però l'oste di Meta Knight, capita. Del protagonista, scusami, però ho sbagliato. Avevo sentito male. Vabbè, comunque si riparte ancora Small Battlefield. Set, secondo set da top 8, set di fuoco, ultra even, tante combo, tanto hype. Si continua. La prende. Dani. Oh, missa! Sbaglia. Missa, era un pochettino in ritardo. Ok, si continua, Dani. Attenzione! Il salto, Ben in molta difficoltà qua. Torna tecca. Però. Non tecca, ma non importa più di tanto. Dani si è svegliato, adesso questo è. Dani si è ripreso quel momentum che Ben gli aveva rubato e deve fermare Ben, perché Ben potrebbe riprendere quel momentum come prima. Non è uscito. Ok, occasione. Oh, solo Bear che aveva fatto trippare, ma non reagisce Ben. Ma okay. Il tripping è casuale, il tripping del Bear è casuale. Sì, credo di sì. Non
sai, non sono completamente... Non mi sono mai informato tanto su questa cosa. Ok, Dani. Vedo la versione di Castro Ufficio, però non avete accettato. Ok, continua. Adesso grossa, grossa lead. Quando Dani può prendere di nuovo quelle ladder. Però Dani ha bisogno di un pochettino di percentuale. Adesso lei sta diventando molto più safe, molto più tranquillo, molto più passivo. E consapevole comunque ha una lead di vantaggio e vuole sfruttarla tutta. Ben deve rallentare perché... Ok, ottima estensione. Attenzione. Oh, no, sbaglia. Ha permissato. Sbaglia due estensioni. Però comunque lo porta a percentuale più rossa che arancione. Bravo ad aspettare comunque un'opzione dopo Ben. Scusa. Ben è paziente. Molto paziente. Molto deve farlo per forza. Deve farlo per forza. Deve. Ok. Attenzione. Ci stavo. Deve farlo per forza. Resta sulla piattaforma. Dani riesce a trovare il dash attack. Riesce a trovare il tech chase. Ma niente di fatto. Ha bruciato il salto. Ha bruciato il salto. Bravissimo Dani. Salto ha capito i pattern di recupero di Ben. Aveva letto. Poi comunque, se sei prima, bene tranquillamente comebackare come ha fatto il primo game. L'ha fatto una volta, però. Ma perché non ha fatto lo smash? Ok, l'ha fatto ora. Se mettiamo comunque la performance sulla bilancia, Dani sta facendo meglio nonostante Ben abbia fatto cose incredibili. Sì, sì. Ok. Dani, Ben purtroppo è tornato a sbagliare un pochettino di estensione, un pochettino di. Sì. Di punizioni. Sì, sì, ha sprecato un pochettino le occasioni che aveva, però sta rallentando. È stato sfortunato, comunque è stato bravo Dani. Per me è più un po' più spaventato, non così niente perché se hai paura di perdere la sua di perdere quel vantaggio, quella kill conferma e quindi non vai. Sì, infatti. Ok, qui c'è il down air out of shield, Dani ancora. Riesce a sfuggire Ben, un pochino fortunato in quel caso. Nair ci sta. Ok, aspetta, ottima la roll, un altro Nair ancora che prende stage control ma non riesce a chiudere la stock, gli serve, oh, aveva la lead, leggermente in ritardo ancora un trade, no. Però ha il salto, bravo, riesce a tornare. Ma ha preso la grab. Perché non c'è la pressure di Dani, folle, troppo in attenzione. Basso, troppo no, in basso. No, si è imporato nello stage. Non ha nemmeno potuto teccare. 2-1 Dani. Imporato sotto lo stage, veramente, uno peggiore per perdere. 2-1 Dani che da buon gatekeeper della top 4 sì, mette sì, il piede sull'acceleratore. Dani ha altrimenti detto no ragazzi, da questo muro non passa nessuno. No, no, infatti. Attenzione, Ben mette sulla sua canzone il suo protagonista. Adesso si invertono i ruoli, adesso è Ben quella MV. E Ben vuole il montaggio figo. Vediamo, c'è un cambio di stage. Non l'ho visto, non ci ho fatto caso. No, sempre smot. Mappa buona per entrambi, non. Sì. Entrambi sì. Hanno il loro perco questa mappa, quindi non è una scelta sbagliata nessuno dei due. Ok, Dani. Dani ha provato a farlo trippare col down tilt, ma purtroppo la sfortuna è stata la sua. Un pochino di danno entrambi, niente di fatto. Dani. Attenzione, Dani inizia con la sua ladder. Le sette jump non andrà a sinistra. Ok, l'Edge che viene punita. Ottimo con la B preventivo. Adesso chi prende questo opening? Ha preso però non ce la fa realizzare. Preso, ma infatti ha sbagliato. Non capisco il perché sta giocando adesso che non esce più. Ha sbagliato le cose che fa sempre. Ancora danno. Even, un altro player. Però mentre sfugge. Piccola hitbox. Oh, non riesce a punire l'ennesima roll. Dani sta uscendo troppo. Ok, qua. Dani riprende stage control, mette Nair, Bear, Fair, un sacco di hitbox per dare fastidio a Ben ancora. Oh, prova comunque a fare molti call out sui salti di Meta Knight, su quella zona alta, ottima spodge sulla grab. Vediamo. Adesso. Mix up! And then up smash! Out of nowhere! Mix upini, comunque trap tilt, piano piano camminando, boom! Up smash! Ma sì, sì. piano piano si prende i suoi danni più che su up smash mensile. Esatto. Oh. Anche Dani qua fortissimo. Dani la sua win condition, non la perde. Ok. Continua questa partita sempre molto close, perché partita entrambi, ognuno riesce a rubare parte dell'altro. Si continua. Ok, la Delina non dovrebbe killare infatti. Solamente 31%, però ancora è in pericolo qua Ben. Forse. No, non più. Non può più essere laterato. Riesce a attaccare bene fortunatamente, non prende sia da. Non da terra almeno. Ok. E vabbè, Ben sta sempre pazientando. Non c'è il down air. Ah, okay, è detto quella percentuale che andate. Con le fireball, Dani salta, Ben comunque aspetta, lascia lo stage, ancora molto paziente. Però deve rispondere appunto a questa pressione sì, Dani, folle Dani di Dani. Fa pochi dannetti, però si sempre l'advantage, non lo perde.
fa il suo danno, torna in vantaggio, fa il suo danno, torna in vantaggio. Esatto, esatto, e poi ritorna, ok? Sì. Qua prende, no, non prende, ok? Ha scelto dei piccoli guadagni rispetto a un grosso, a questa vittoria, c'è un piccolo guadagno dopo l'altro. Sì, sì, Ben riesce, ha preso solo colpi singoli che non hanno portato a nessuna cosa. Sbaglia la DI? No, penso di no. Ah, mi è sembrato che avesse pillato un pochettino presto. Adesso tournament stock per Ben, Dani... si porta a un passo dall'eliminare il Mario Main. Sì, Dani ha capito un pochettino la via, ha capito che per lui l'importante è prendere il dannetto quando arriva. Sì, Dani aspetta, adesso comunque situazione tragica, perché comunque non ha percentuale, non ha rage, deve lavorare colpo per colpo. Prova Lucario. Ok. Oh, oh. No, Dani la fa sfollare, non ce la fa. E ok, adesso piano piano Dani se la prende comoda, giustamente, punisce ancora una volta. Fa quell'F smash preventivo, Nair per punire la FB. Senza salto. Ah, salto ce l'ha, salto ce l'ha, abbia appunto. Ce l'ha, ok, ok, scusa. L'ho contato. Sì, sì, sì. Attenzione, okay, Bair. C'è il fair, no? Salto. Roll Dive! Per poco, letteralmente sull'unghia della lingua. Un po' presto. Ok, scusa, bravo, prova a punire una roll. Questo Bair. Attenzione, ce l'ha. Bounty, l'F smash, Nair, Bair. E accendo, no! Un 3-1 per Dani. 3-1. Dani si è svegliato, sono stati 3 game molto close bel set, entrambi. Bel set. L'ultimo Dani gli ha detto no. Dani fa no, non esco a settimo. Non esco.